Con Rodolfo Mucci commentiamo il successo interno con il Mario Tourdeau, un successo che proietta ulteriormente la sua squadra in vetta alla classifica, anche perché abbiamo appreso dagli altri campi notizie positive per la Valsinello. Innanzitutto parliamo di questa gara condizionata ancora una volta dalle cattive condizioni del terreno di gioco. Sicuramente il campo ovviamente lo si vede, è quello che è. E sinceramente temevamo questa partita in modo particolare, anche perché dopo l'esperienza contro il Cupello, lo stesso su un campo impossibile, anche oggi per una squadra come noi che deve costruire gioco, che deve fare mole di gioco appunto, giocare su questi campi non è semplice. Tuttavia devo dire che i miei ragazzi come al solito sono stati straordinari, abbiamo dato qualcosina in più che ci serviva appunto per continuare. Abbiamo visto che ad un certo punto nella ripresa c'è stato qualcosa che ha fatto decidere all'arbitro di mandare fuori dal terreno di gioco Franchella, allenatore e giocatore del Mario Tourdeau, e anche te. Che cosa è successo? Ma sinceramente, dunque, la palla stava per uscire e io stavo cercando di prenderla, se non che il giocatore della squadra del Mario Tourdeau non l'ha tenuta in campo, anche perché le immagini possono testimoniarlo. Io stavo cercando di raccogliere la palla non è uscita. E probabilmente il mister della squadra avversaria ha ritenuto che io stessi offendendo qualcuno. Non è mio costume offendere nessuno, rispetto tutti, e lo possono dire anche i giocatori del Mario Tourdeau, se non che ha avuto secondo me una reazione spropositata tirandomi il pallone addosso, e quindi non ho capito perché. Infine un giudizio sul Mario Tourdeau. Mario Tourdeau è un derby, quindi lo conoscevamo. Secondo me insieme alla Spallanciano era la squadra più in forma del campionato, nel senso che veniva da una vittoria infrasettimanale contro il Palombaro, e quindi è un derby, c'erano diversi ex, quindi ci tenevano a fare bella figura. Ripeto, il campo era quello che era, però devo dire, ecco, mi piace parlare più che altro della mia squadra. Oggi ho visto anche delle buone trame di gioco su questo campo impossibile, delle buone ripartenze, e quindi tutto lascia ben sperare, anche se il cammino è ancora lungo. Dicevi della SPAL, l'unica a parte voi tra le formazioni di testa che ha vinto, quindi sarà una lotta tra voi e la SPAL con il Marina Calcio tagliato un pochino fuori? No, il Marina Calcio intanto non è tagliato per niente fuori, domenica ce ne accorgeremo perché dobbiamo andarla a trovare. E per quanto riguarda la Spallanciano, io devo dire che sinceramente nel girone di andata aveva fatto un campionato pressoché anonimo, adesso sta facendo il campionato che le compete, visto la struttura societaria, visto l'esperienza che hanno, e quindi è un campionato che le compete. Ovviamente io dico sempre ai miei ragazzi, se la Spallanciano dovesse vincerle tutte, è chiaro che ed è giusto che vinca lei il campionato, altrimenti tireremo le somme a fine campionato. Commentiamo questo 2-0 anche con Antonio Moretta, dirigente del Mario Tourdeau. Un primo tempo giocato alla pari con la capolista, un secondo tempo invece più appannaggio della Valsinello. Sì, nel primo tempo abbiamo avuto una grossa occasione, traversa, tiro dalla lunga distanza del nostro Franchella. Il secondo tempo siamo entrati in campo, eravamo anche convinti di poter far bene, invece campo sostanzialmente corretta, fuori dal campo insomma lasciò un po' a desiderare l'accoglienza ricevuta. Per quanto riguarda il valore delle due squadre, la classifica è quella che rispecchia poi le potenzialità di Valsinello e Mario Tourdeau? Sì, credo proprio di sì. Noi volevamo fare un campionato decoroso, la nostra intenzione è quella di salvarci, non abbiamo basse aspirazioni. La Valsinello Gissi è partita tentando la promozione, ci sta riuscendo, credo che sia la squadra che sicuramente vincerà. Dopo la gara vinta dalla Valsinello Gissi con il Mario Tourdeau, analizziamo la gara con il centrocampista Panfilo Benedetti, al quale chiediamo prima le sue condizioni, visto che è uscito anzitempo dalla contesa. Come stai? Allora, credo che sia una contrattura, purtroppo adesso mi fa male, però spero e sono fiducioso di rientrare per la partita di domenica col Vasto Marina. Un primo tempo sostanzialmente equilibrato, un secondo tempo appannaggio della Valsinello, e questa è l'esatta analisi della gara odierna? Sì, all'incirca è proprio questa, una partita sofferta, anche se col campo in queste condizioni si è visto un bel calcio, delle belle occasioni. E devo veramente congratularmi con i miei compagni perché hanno disputato una bellissima partita. Quali sono i segreti del vostro successo?
Guardi, io credo che innanzitutto ci sia una grande società, un grande mister e una grande forza di questo gruppo straordinario. Da quali squadre bisognerà guardarsi le spalle? Io non escluderei nessuna, né il Basso Marino né la Spallanciano. Sono due gran belle squadre, esprimono un buon calcio, però noi pensiamo a noi a fare il risultato per quanto ci riguarda. Insomma.